Passiamo quindi alle interrogazioni a risposta immediata. La prima interrogazione a risposta immediata, ricordo i tempi, 1 minuto per l'esposizione, 3 minuti per la risposta e 1 minuto per dire se è soddisfatto oppure no, è del consigliere Fiorentini. Lascio la parola al consigliere Fiorentini, si prepari l'assessore Ferri. Grazie Presidente. Premesso che la LIPU, gestrice del centro di recupero della fauna selvatica presso il Giardino delle Capinere, ha dichiarato sulla stampa la crescente difficoltà di continuare l'attività, venuti meno parte dei fondi regionali, ovvero quelli che venivano dalla provincia, e la decisione di dismettere l'OSI dell'Isola Bianca per recuperarne da lì risorse, tenuto conto dell'importante del ruolo del centro, non solo per la salvaguardia della fauna del nostro territorio, ma anche dal punto di vista didattico per tutta la città, interroga l'amministrazione comunale al fine di chiedere quale sia la situazione del finanziamento del centro e quali siano le iniziative poste in essere dal comune al fine di sensibilizzare la regione per assicurare la sopravvivenza del centro stesso. Grazie consigliere Fiorentini, prego assessore Ferri. Sì, grazie Presidente, buongiorno a tutti e benvenuti anche ai rappresentanti della LIPU, mi fa piacere che siano qui oggi perché come dice la cartolina siamo dalla stessa parte e quindi penso sia opportuno chiarire qual è la posizione dell'amministrazione comunale e ringrazio il consigliere Fiorentini per il question time. Tutto questo per dire che sicuramente, come insomma, sappiamo perché ci sentiamo spesso, ci sono delle difficoltà da parte del centro perché la regione per il funzionamento della legge sui centri di raccolta dell'avifauna selvatica non dà più un contributo così come faceva la provincia, quindi indipendentemente diciamo, dalle attività che svolge il centro, ma legati alla legge regionale stessa ci sono finanziamenti legati ad una rendicontazione che non sembrano utili a rispondere a quelle che sono le esigenze e soprattutto il valore aggiunto del centro, perché come ricordava il consigliere Fiorentini, sicuramente l'aspetto didattico ed educativo del centro, che quindi non può essere compreso in quelle che sono le risorse dedicate semplicemente alla raccolta dell'avifauna selvatica, è invece un valore aggiunto che ha fatto sì che venisse conosciuto da tutta la cittadinanza e non solo, perché sono anche da fuori città le scuole e i bambini che hanno la possibilità di visitare e di conoscere quindi le specie che vi sono presenti. Noi finanziamo ogni anno attraverso una convenzione con 16.000 euro il centro. Io credo che le strade arrivate a questo punto siano due. La prima, provare a modificare la legge regionale in modo tale da riconoscere questo tipo di finanziamenti, cosa che mi sembra molto ardua perché è una situazione che riguarda solo la nostra provincia, nel senso che i centri degli altri territori non hanno queste problematiche, non avendo quella aspetto didattico ed educativo che ha il nostro Giardino delle Capinere. Oppure, in seconda battuta, aumentare quelle che sono le risorse del comune dedicate al centro, in parte per surrogare a quelle che erano le risorse della provincia, oppure, cosa che stiamo già cercando di mettere in atto, chiedere alla regione che su altri capitoli di bilancio riesca a contribuire alla vita del centro. Quindi capitoli non dedicati al recupero della fauna, ma dedicati appunto al supporto alle attività di educazione ambientale piuttosto che alla didattica per le scuole. Credo che in questo modo si riuscirà a rispondere anche a quello che era l'auspicio di questo consiglio, perché non più tardi dell'anno scorso era stato votato all'unanimità un ordine del giorno, mi ricordo, presentato dal consigliere Spat, che invitava proprio a sostenere e continuare a sostenere il centro delle Capine, il Giardino delle Capinere. Grazie. Grazie Assessore Ferri, prego Consigliere Fiorentini. Grazie Presidente, grazie Assessora. Mi dichiaro per quanto possibile soddisfatto, quantomeno della disponibilità da parte dell'amministrazione di venire incontro ai problemi di finanziamento di un'attività che davvero è importante per questa città. C'è un problema di legge regionale, per quanto nelle mie possibilità e spero nelle possibilità di tutte le forze politiche rappresentate in regione, credo sia opportuno valutare modifiche. C'è un problema di anche una possibilità di finanziamento da parte del Comune o da parte di altri assessorati della regione. Io credo che questo Consiglio, che si appresta a votare e ad esaminare il bilancio, visti i precedenti, possa venire incontro alle necessità del centro del Giardino delle Capinere e quindi trovare risorse che altrimenti non sarebbero trovabili. Grazie. Grazie consigliere.